Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Io sono Teta Cloud e scusate se parlo piano, ma oggi andremo a cominciare una delle serie, secondo me, più belle del canale, anche se il canale è, diciamo, molto giovane. Stiamo parlando di Far Cry 5, ragazzi. Un gioco strepitoso che ho avuto l'onore di avere veramente in brevissimo tempo. Quindi ragazzi, direi subito di fare nuova partita con normale avviare il gioco. Qua possiamo avere la possibilità di scegliere fra maschio e femmina, ovviamente maschio. Non può essere, vabbè, noi non ci interessa. Sovrascriviamo ogni cosa e cominciamo ragazzi questa nuova avventura. Ai, ai. Oddio, gli ha cavato gli occhi con i pollici, ragazzi. Che schifo. Pezzo di merda, senza cuore proprio. E noi siamo delle forze dell'ordine, penso, eh? Ma dai. Assurdo. Edeniti. Quindi ragazzi siamo dei federali, cioè polizia. Pezzi di merda. Interessante. Andiamo ragazzi, partiamo subito. Ma quelli sono loro, gli Ateniti? Ah, ci stanno ricevendo. Ci stanno ricevendo, ragazzi. Anche la Guardia Nazionale. Andiamo ragazzi, si comincia la nostra avventura qui su Far Cry 5. Si prospetta un gioco della Madonna. Siamo un po' lenti, cazzo. Sì,
Cani. Vabbè, ragazzi, quindi abbiamo capito che siamo dei poliziotti. Stiamo cercando di fermare sti stronzi. Però prima dobbiamo parlare con il capo, Joseph Seed. Quindi avviciniamoci. Qui sono i nostri tre colleghi. E noi che siamo i novellini. Va bene. Ops. Però noi non lo permetteremo mai, sceriffo, non ancora, Barry. non permetteremo che la loro avarizia, che l'immoralità e la depravazione ci facciano del male. Sceriffo, non è Adesso possibile. basta sofferenze. No, fanculo. Joseph Seed, ho un mandato di cattura per il tuo arresto con l'accusa di rapimento con intenzioni violente. Ahi. Ai. Addio. Vogliono distruggere quello che abbiamo costruito. È giunto il momento. Ma ci siamo preparati. Su. Pensavo peggio, eh? Pensavo peggio. Tu sei pazzo. Che cazzo devo fare? Lo penso anch'io. Partito tranquillamente, senza troppi. Ok, ci abbiamo il padre. Ma penso che non andrà così liscia, ragazzi. Ovviamente no, ovviamente no. Cioè, ci guarda, non è che ci sparano, no. Ma che cazzo sta succedendo? Cazzo, cazzo! Guardate con un lanciamissili ci distruggono. Addio, oddio, oddio! Ma quello che cazzo fa? Ma che cazzo, come fanno a rimanere? Questi sono pazzi, questi sono veramente pazzi.
Mago. Non riesco a capire, ragazzi. Ah, perché quello là è arrivato e si è sfracellato. Praticamente un corpo si è sfracellato sulle eliche e non ci ha permesso di fare un cazzo. Bene, bene. Siamo ammanettati, ovviamente. Il sceriffo credo sia morto. Siamo a testa sotto. Ma lui sembra troppo bassa, ragazzi. Ma affanculo. Grande, erano tutti corrotti. Anche quelli della centrale. Io vi apro il culo a tutti, stronzi. Ma vaffanculo, stronzo. La mietitura? Che cazzo è la mietitura? Oh merda. La prima se la sono presa. Ora si prendono lui. Ok. Libera, pezzo di merda! Ci ha lasciato qua, ci ha lasciato! Dai, stacca sta micchia di cosa! Vai, corri, corri, corri! Cazzo! Grafica favolosa, eh? Godibilissima! Destro, sinistro, destro. È partito come il 3, ragazzi. Far Cry 3 parte alla stessa maniera. Che dobbiamo scappare da Vas. Solo il 4 non partiva, che dobbiamo scappare da qualcuno. Oddio, già ho trovato. Li abbiamo seminati. Certo, la luna è fatta un po' di merda. Però va bene. Allora. Ok, penso che potremmo entrare qui dalla finestra. Ho notato qualcosa. Un fucilozzo. Un fucilozzo abbiamo trovato. No, no, non lo prende. Guardate, pistola. Bene. Sparare. E questo. Abbiamo anche un binocolo, ragazzi. Beh, il nostro. Cazzo! Ci è passato proprio davanti. Oddio. Cambia arma. Questo che cosa? Questi sono gli elastici. Sì, per saccheggiare. Molto bene. Vabbè, le classiche meccaniche di Far Cry.
Ok. Ecco, lanciamo un sasso lì, lui l'ha sentito. Forza, forza. Vai a controllare, pezzo di merda. Dovresti andare a controllare. Bravo, bravo, così. Proprio così. Abbattimento. Grande, grande. Spostiamo il corpo, che questo non è il posto migliore in cui stare. E lo lasciamo qui. Benissimo, ragazzi, sta andando tutto alla perfezione. Saccheggiamo il saccheggiabile. Cominciamo proprio così, senza armi, senza nulla. Vabbè, munizioni ne abbiamo tante. Oh, strumenti. Abbiamo pure tanti strumenti. Con questo non vediamo nulla. Va bene. Va bene, va bene. Abbiamo la mazza. Ok, abbiamo tante cose carine. Caruccio. Oddio. Ma che animale è? Ma che cazzo è? Ma che è, ragazzi, che animale è? Intanto le texture si smerdano, non capisco perché. Quindi una roulotte, eccolo là, è spuntato, perfetto, ragazzi. Andiamo, andiamo. Congiungiamoci con il nostro amichetto. Mamma mia, ragazzi. Ma è uno spettacolo, è uno spettacolo. Spero che YouTube non smerdi la risoluzione perché veramente è favolosa. Bellissimo, bellissimo. Ok, speriamo che sia il nostro amichetto e che non ci sia qualche sorpresa, eh. Tutto quello che vuoi, amico mio. Non c'è nessuno. Questo è vero, sono d'accordo con te. Ah, sono quattro, bene. Grazie amico. È una. Ok, attenzione. Attenzione. Comunque, secondo me questo fa una brutta fine, eh. Oh cazzo, ci hanno beccato. E quindi adesso si spara, ragazzi, si spara. Allora. Bella, bella, bella. La parte shooting col gamepad non è il massimo. Bella. Cazzo. Ah, pezzi di merda, morite tutti, stronzi. Cazzo. Col gamepad è ingiocabile, ragazzi. Col gamepad è ingiocabile. Solo che ovviamente col microfono mi viene meglio giocare col gamepad. Allora, qua abbiamo delle munizioni del fucile, del mitra. Vediamo cosa riusciamo a raccattare da questo lato. Cosa c'è? Chiave Holmes. Ma perché cazzo sei uscito, pezzo di merda? Perché è uscito sto coglione?
Grande, sì, ma coprimi, tu sei un coglione che esci. Via. Comunque è strano che ci sia l'energia. Io non mi ricordo su Far Cry che ci. Ah sì, c'era l'energia. Sì. Le barre, sì. Scusate ragazzi, piccole defiance. Quello è morto. È una parola. Mi sa che sono loro che ci mandano in orbita, eh. Bella, bella, dai. Sarebbe. Pure questo col quad ci voleva. L'aereo, cazzo. Davanti, davanti. Bello! Il lanciarazzi! Prendi sto lanciarazzi! Ma io vi spacco il culo, bastardi! Ah, aspetta, abbiamo il lanciarazzi, no? Destra. Porco, ma loro non hanno paura di morire per niente. Dai, scappiamo. Che cos'è quella? Oddio. Ce l'abbiamo fatta. Oddio. E mi sa che l'amichetto nostro ci ha lasciato le penne. Eh sì, siamo so. No, no, ancora è vivo, meno male. Fortunatamente è vivo, ragazzi, fortunatamente è vivo, meno male. Veramente, ragazzi, favoloso, favoloso, bellissimo. Sono contentissimo di cominciare insieme a voi questa serie, di cominciare veramente. Questo divertimento puro, questo sì che è un videogame. Grande così. Cazzo, ancora che ci cercano. Ah, hanno preso lo sceriffo, cazzo. Ma chi è? Ma chi cazzo è questo? Ti apro il culo, pezzo di merda. Il caldo al braccio, eh? Quindi stanno parlando di noi, ragazzi. Ci vogliono trovare. Però questo ci ha legato, ragazzi. Forse questo lo odia. Ma
Ma soprattutto che siamo fottuti. Questo ci ha salvato il culo, è uno come noi, ragazzi. Meno male. Suga. Gli rompiamo il culo, ragazzi. La cosa più furba da parte mia sarebbe consegnarti. Certo, così può andarsene. Già si vede che questo è un patriottico americano, eh. Il nostro primo alleato, eh? Certo, ovviamente. Grande. Grande, grande, ragazzi. Va bene, direi ragazzi di lasciarci qui, veramente una partenza col botto, veramente ci siamo divertiti, almeno io mi sono divertito, spero che vi siate divertiti anche voi, grafica pazzesca, io posso ancora aumentarla, però non vorrei che poi durante la registrazione i 60 fps non si raggiungono, quindi ragazzi adesso andremo a vedere man mano con i video. Spero comunque che questa serie vi piaccia, mettete un sacco di like, soprattutto commentate e iscrivetevi al canale, ragazzi, molto importante, supportatevi in questo modo, iscrivetevi, non ci vuole niente. E adesso veramente spero appunto che questa serie possa terminare senza alcun tipo di, diciamo... Attenzione un attimo, ragazzi, guardate qui, si segna i giorni, non ci sono neanche i calendari, quindi non esistono i calendari, segna lui ogni cosa. Assurdo. Va bene, dicevo appunto, speriamo che questa serie riesca a finire, diciamo, arrivi alla fine senza alcun tipo di problema durante il percorso. Adesso è veramente tutto. Ciao, da Claude.